Ciao a tutte quante ragazze, eccomi qua, sono tornata solamente per voi. Dunque, oggi, siccome tra pochissimo devo partire a Malta, volevo farvi vedere tutte le cosette che ho comprato per metterle dentro la valigia. Vi faccio vedere anche la valigia perché ho comprato anche quella. Allora, incominciamo per iniziare in bellezza dalla valigia. Ovviamente il colore. Che colore può essere fucsia? È una valigia microscopica presa dal cinese, 12 euro, però è carina. Sì, carina, mi piace. Allora, ci sono 3.000 tasche, ve le faccio vedere. Allora, c'è questa qua. Aspetta, mi alzo perché sennò non capite niente. Allora. Ok, allora. Abbiamo questa qua. Capientissima di questo materiale. Poi questa più piccola qua davanti. È così, e qua fino a sotto la potete riempire, fino a sotto. Qua tutta quanta la valigia. Questa è molto comoda se tipo dovete mettere cose importanti. Qua potete benissimo mettere un lucchetto. Io infatti ora una cosa che non ho comprato è proprio il lucchetto e devo andare a comprarlo. Ma credo che lo farò oggi. Poi, ve la faccio vedere da qua. Allora, dov'è? Allora, qua si apre la valigia normale. Così. È una prospettiva bruttissima per fare delle notizie, però vabbè. Allora, qua c'è la solita taschina, così tipo c'è la solita taschina, così. Sì, domani. Ok, era aperta la taschina, così. Poi là ci per tenere fermi i vestiti. Ok, eccola qua. Poi vi faccio vedere una cosa fantastica. Che questi modelli qua, come potete vedere, oltre alla cerniera per aprirle, c'è un'altra cerniera. E che cosa serve? Se voi avete tipo di souvenir, ma non ci non, non, non proprio non arrivano ad entrarci. Poi fate così e la valigia per magia si allarga. Fantastico, per 12 euro appena ho visto questa cosa ho detto vabbè è mia. Così, ma si allarga di un sacchissimo. Madonna, un sacco. Guardate, così. È davvero un sacco sacco carino, mi piace. Vedete che la rimetto a posto. E rieccoci qua. Allora, giusto per rimanere in tema rosa. Abbiamo questo fantastico fondo di Tiger a forma di fenicottero. Fenicottero. Forse fenicottero. Quella rosa, non ricordo. Boh. Comunque, ho pagato 10 euro da Tiger e ve lo faccio vedere. Oh. Allora, il fondo è questo qua. È salvaspazio, infatti, è piegato così. Un sacco carino, e poi tu puoi fare così, e qua ci sono i livelli. Nella foto è messo così. Ok, nella foto è messo così. Ok, ci sono questi pulsantini che in realtà non si premono, ma non ho capito a che servono. Boh, forse per bellezza. Boh. Allora. Io questo qua ancora non l'ho aperto, infatti non credo che lo apro. Levo solamente questo schifo, odio le etichette. Infatti non credo che l'apro, stavo dicendo. Il filo però è lunghissimo. Vediamo se c'è scritto quanto è lungo. Ah, il cavo non questo, ok. Ok, non c'è scritto. Forse qua, no vabbè. Ok, però comunque sapete che è lunghissimo.
provato, funziona. È davvero troppo carino. Ha anche un getto di aria calda, veramente potente. E così si richiude. Fate così e lo rimettete nella valigia. Perfetto, pulito. E non si rompe. Allora, lo rimetto a posto. Allora, un'altra cosa rosa che vi volevo far vedere è l'asta per i selfie, che non so se mi porto, però comunque è rosa carina. Questa qua è quella lunghissima. Ok. No, non è ok. Momento. No, no, non è ok per niente. Ok, ora sì. Invece no. Come ho fatto? Oh. Vabbè, niente, poi l'aggiusto, è perché ho fatto troppo forte, perché è veramente durissima. Veramente troppo dura. Vabbè, comunque niente, non è successo niente. C'è solo. Ok, qua ho risolto. Ecco qua. È una classica asta per i selfie, solo che è fucsia. Ed è lunghissima. Anzi, credo che forse si possa fare ancora più. Ok, va bene, di pochissimo. Allora, qua c'è il bottoncino. Qua c'è un cosetto che ho notato che c'è in tutte, ma non ho capito che cosa serve. Vabbè. Vabbè. Vabbè, poi c'è il filo qua, classico. Ok. Poi c'è qua la manopolina che la potete regolare. Ok. Poi un altro, sempre rimanendo in tema selfie, ve lo volevo far vedere un altro, che è questo qua, ed è più piccolino. Questo qua me l'hanno regalato. Quello là l'ho pagato. Ma quello anche me l'hanno regalato. Me l'ha regalato il mio fidanzato. Forse 3 o 4 euro, non me lo ricordo. Questo è 1 euro, comprato al tutto 1 euro. C'è il manico che mi piace particolarmente perché è morbido. Poi qua c'è il tasto per fare i selfie. Qua è classico, è come una classica asta per i selfie, solo che questa qua è formato piccino. E credo infatti che mi porterò questa, perché questa è più comoda essendo più piccola. Questa è piccolissima, vi faccio vedere la differenza. Ok. Questa qua è qua. È praticamente la metà. Ok. Poi un'altra cosa bellissima, che sono sicura che vi piace, pagata. Vabbè, me l'ha regalata mia mamma, però è pagata 7,99 ed è la maglietta della linea della Bella e la Bestia. Ah, qua c'è l'orologio, però, perché quella della Bella e la Bestia credo che fossero finite. Vabbè, questa qua è comunque carina. E c'è scritto See Beyond Appearance. Taglia S. Questo me lo conservo, su questo gli faccio il quadro. Beauty and the Beast. È bellissimo. E questa me l'ho fatta vedere perché 100% me la porto. Poi, qua c'è una bustina di cose bellissime che ho comprato al tutto 1 euro, che vi faccio vedere subito. Allora, una cosa che non ho comprato al tutto 1 euro, però che vi volevo far vedere, questo qua me l'hanno regalato, è un caricabatterie portatile della Smartline. Così. È microscopico, però è fantastico, è utilissimo, veramente. Allora, qua hai il cavetto per USB e questo qua è il cavetto normale per mettere il telefono, per caricarlo, insomma. E questo qua è il cavo classico. Non vi so dire il prezzo perché me l'ha regalato mia zia. Ora, passiamo alle cose del tutto 1 euro. Allora, le prime due cose che sono troppo belle, che vi voglio far vedere assolutamente, sono questi due shampoo. Hanno una scritta in arabo, però sono della Garnier originali. Tutti e due li ho presi due pezzi 1 euro. E sono troppo carini perché è lo shampoo al miele, camomilla e miele. Ok, camomilla e miele di fiori. Miele, vabbè. Poi l'odore è strepitoso, ma troppo buono. Madonna, è buonissimo. Comunque, però, in questi qua me ne porto solamente uno e credo che metterò lo scotch tutto quanto qua per evitare che si apra.
Poi ho comprato tutti e due, lo ripeto, tutti e due un euro. Poi ho comprato questi fazzoletti, tutti quanti un euro, che sono troppo carini, hanno scritte e immagini diverse, sono troppo carini. Allora, uno, questo qua, ha scritto enjoy your day. Poi questo, take a day off. Questo, be yourself every day. Questi non li leggo, vediamo se ci sono qua, sì. Have a special day e smile all day. Io credo che mi porterò questo. Enjoy your day. Smile all day. Sì, perché veramente, appena li ho visti, veramente, troppo, troppo, la contentezza. Poi vabbè, ho comprato, vabbè, assorbenti, sì, assorbenti. Lava slip microscopici, ovviamente tutte cose mignonne per metterle dentro la valigia. Il deodorante piccolissimo nella Dove, costato un euro, che secondo me è stata una fregatura pagarlo questo un euro, però siccome mi serviva l'ho preso. E guardate, è quanto il mio dito, è piccolissimo, è fantastico, è quello là che dura 48 ore, un euro. Ed è rotto. Poi un odore buonissimo, veramente, buono, buono, buono. Poi ho comprato questo qua della Sunsilk, che è un districant, crema districant liscio perfetto, capelli lisci che si muovono con te. E questa qua è della linea di Yuko Yamashita, quella là che facevano la pubblicità, quella di Tokyo, dell'esperta dei capelli, questa qua. Questa people, questa tizia. Vabbè, non si vede, però... Questa non l'ho mai provata, linea della Sunsilk, così viola, sì, ma della sua linea no, però è da provare. Poi, come ultima cosa, ho comprato questa confezione formata da 40 salviette umidificate, che hanno la confezione rosa. E profumano di questo fiore che in questo momento non mi sto ricordando che fiore è. Comunque, hanno zero alcol, oli minerali, parabeni, ok? E dermatologicamente testate. Col tappo salva freschezza. Così. E poi qua dietro ci sono tutte quante le istruzioni su come farlo. C'erano anche di altre profumazioni di altri colori, ma io, siccome mi è piaciuta questa profumazione, poi io adoro il rosa, perciò l'ho presa così. E niente, questo è tutto per questo video, ci vediamo alla prossima volta, e la prossima volta mentre mi sto preparando la valigia faccio un video, vi faccio vedere tutto quello che ci metto. Alla prossima.